con la scrittura di Gadda si è sviluppata intorno ai 20 anni, diciamo intorno ai miei 20 anni, quando lessi per la prima volta quel formidabile libro che è Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che è stata la prima lettura gaddiana e in qualche modo è stata la lettura che ha cambiato un po' così il mio sguardo sulle cose. È stata una di quelle letture che mi auguro possano avvenire nella vita di chiunque, che determinano un piccolo grande cambiamento proprio nella rotta. E da quella lettura, nata appunto intorno ai 20 anni, si sono sviluppate in maniera vorace, appassionata e con una grande gioia e un grande divertimento le successive letture, dai primi racconti all'altro grande capolavoro, naturalmente, che è La cognizione del dolore, fino ad esplorare un po' tutta la miniera così inesauribile e vasta della produzione gaddiana, soffermandomi a un certo punto su quello che a mio avviso è un materiale fondamentale per la comprensione dell'opera di Gadda, che è il giornale di guerra e di prigionia, che è un materiale a tutti gli effetti preletterario, cioè Gadda scrive, sono i taccuini che Gadda scrive durante la sua partecipazione al primo conflitto mondiale, dal maggio del 1915 al gennaio del 19 quando ne esce, ma che contengono da un lato già una lingua scintillante e cristallina, pur essendo scritta diciamo in condizioni di fortuna, molto spesso d'emergenza, in trincea o durante l'addestramento, e dall'altra raccontano secondo me molto di quel cuore segreto che è un po' il mistero della scrittura gaddiana, cioè in quei diari si annida quella ferita originaria che credo abbia determinato in maniera abbastanza decisiva allo scatenamento di questa lingua fenomenale che esplode nel Novecento italiano illuminandolo a giorno e che nasce proprio da una ferita, insomma da una cognizione del dolore. Diciamo dopo un po' di anni, dopo un po' di anni che frequentavo la scrittura di Gadda da lettore in maniera così felice e appassionata, ho pensato abbastanza presto che questa lingua era una lingua che si faceva teatro naturalmente. Gadda non scrive mai direttamente per il teatro, a parte diciamo, un piccolo dramma che nasce come radiodramma in realtà, ma pur non scrivendo mai per il teatro in maniera diretta, diciamo i tre quarti della produzione gaddiana è teatro allo stato puro. Da un certo punto di vista la stessa vita di Gadda, la stessa esistenza di Gadda e il suo stesso carattere è un carattere fortemente teatrale nel senso più alto del termine. E quindi quando alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, ho iniziato a pensare a questo progetto che poi prenderà il nome di Gadda e Pasolini, Antibiografia di una nazione, cioè l'idea di fare una specie di mappa cromosomica dell'Italia e degli italiani per capire un po' meglio che cosa era accaduto a questo paese, come mai ci eravamo ritrovati a vivere in un paese chiamato Italia che stentavamo a riconoscere, ho pensato che le parole di Gadda da una parte e quelle di Pasolini dall'altra, messe insieme e portate in teatro, potessero aiutarci a tracciare una rotta un po' più stabile, diciamo, della storia del Novecento italiano. È nato quindi questo progetto che ho condiviso interamente con quel grandissimo uomo di teatro, di poesia e di cultura che è stato Giuseppe Bertolucci, che mi ha accompagnato con la sua dolcezza e con il suo entusiasmo in questo cammino, e da questo progetto è nato l'Ingegner Gadda va alla guerra o della tragica storia di Amleto Pirobutiero. Anche questo è uno spettacolo che nasce, diciamo, attraverso studi successivi. Ho iniziato a lavorare sui diari di guerra e di prigionia, poi su Eros e Priapo, li ho portati all'interno del Museo della Fanteria di Roma, in mezzo ai cannoni, alle divise, alle medaglie, diciamo nel luogo, nel tempio, nel piccolo tempio del patriottismo. Li ho fatti transitare a 2400 metri sulle vette dell'Adamello, accanto alle trincee dove era stato Gadda, insomma attraverso tutta una serie di studi e soprattutto attraverso la lettura
della cognizione del dolore, una lettura insomma no, molto attenta e che in un primo momento era finalizzata alla messa in scena della cognizione del dolore, poi attraverso questo passaggio ho capito che invece la cognizione doveva essere il testo fantasma di questo spettacolo e quindi ho lasciato i diari di guerra ed Eros e Priapo come grande materiale scelto, la cognizione è il testo fantasma insieme all'Amleto di Shakespeare, che si lega e si incastra diciamo, nella vita di Gadda in maniera molto chiara. Gadda dissemina la sua produzione di, diciamo, di tracce amletiche e la cognizione del dolore è a tutti gli effetti la traccia più importante. Gonzalo Pirobutirro, che non altri non è che Gadda, è anche una grande riscrittura, può essere letto anche come una grande riscrittura del paradigma di Amleto. Gli stessi caratteri, lo stesso carattere nevrotico e tendente alla nevrastenia, lo stesso rapporto tragico con la propria madre, ma soprattutto quella che poi è stata l'idea da cui è nato lo spettacolo, l'idea che tanto Amleto quanto Gadda, per resistere a una ferita tremenda, una ferita che metteva diciamo a repentaglio la vita stessa, decidono di sovrapporre alle proprie nevrosi una forma simulata di pazzia. Quindi se Amleto diventa Yorick, diventa il buffone di corte, Gadda diventa Gadda. Cioè la reazione folle, tra virgolette, di Gadda è quella di far esplodere questa lingua incredibile nel Novecento italiano, inaudita, perché dai tempi di Dante non si era mai sentita una lingua in grado di allargare fino a questo punto di capacità le maglie proprio, diciamo da queste considerazioni e soprattutto da una pratica di scena, perché poi tutto questo si doveva tradurre in scena, non in letteratura o in teoria, è nato l'ingegner Gadda va alla guerra.